Anche la Regione Abruzzo parteciperà a Parigi alla conferenza ONU sul clima. Puntiamo sullo sviluppo delle energie rinnovabili, ha detto l'assessore all'ambiente Mario Mazzocca. Sport calcio, prima sconfitta per la capolista Atria nel campionato di seconda categoria. L'Angelese si aggiudica per 2-0 la gara di cartello della decima giornata. E buonasera, in apertura alla pagina dedicata all'ambiente, lo avete sentito dai titoli, promuovere il ruolo delle comunità locali nelle politiche di adattamento e mitigazione al cambiamento climatico, e questo è l'obiettivo della partecipazione della Regione Abruzzo dal 1 al 6 dicembre prossimi alla conferenza internazionale sul clima in programma a Parigi. Partecipazione che si inserisce nel più ampio programma di lavoro portato avanti da tempo dal Servizio Energia della Regione per diffondere la cultura del risparmio energetico e che vede coinvolti tutti i comuni del territorio. A Pescara la conferenza stampa di presentazione dell'evento con il sottosegretario con delega all'ambiente Mario Mazzocca, la dirigente del servizio energia Iris Flacco e Marika Di Pieri in rappresentanza del centro di documentazione sui conflitti ambientali. La strategia, ha spiegato Mazzocca, ha fra i capisaldi lo sviluppo delle energie rinnovabili e il basso impatto ambientale attraverso l'emanazione di bandi per l'installazione degli impianti di produzione ed energia rinnovabile, l'adozione delle migliori tecnologie per risparmio energetico sia nei servizi pubblici che presso i consumatori privati e la riduzione dei costi per la fornitura di energia e l'inserimento del tema energetico nella strategia di sviluppo economico della regione. Altre tematiche chiave saranno poi la sensibilizzazione dell'attenzione pubblica ad uso più responsabile dell'energia e la capitalizzazione dei risultati raggiunti dal Servizio Energia nell'ambito del programma comunitario IPA Adriatico. Ed ora una bella notizia che riguarda proprio la città ducale. A pochi giorni dal primo premio al concorso Matteotti 90, gli studenti dell'Istituto Tecnico Economico Adone Zoli di Atri ottengono un altro prestigioso riconoscimento. Venerdì 20 novembre una delegazione di alunni neodiplomati della Quinta A sono stati accolti a Campobasso, dove hanno ricevuto il primo premio nazionale al concorso Luigi Petacciato che riguarda proprio la sicurezza a scuola. Ed ora vi portiamo con le nostre telecamere dietro le quinte dello spettacolo teatrale Arsenico e Vecchi Merletti, che vede come protagonisti attori Sergio Muniz, Paola Quattrini e Ivana Monti. Con le immagini del collega Fabio Iannotti vi portiamo dietro le quinte dello spettacolo Arsenico e Vecchi Merletti, che ha ufficialmente inaugurato la stagione teatrale 2015-2016 al Comunale di Atri, sempre diretta da Pino Strabioli. Uno spettacolo teatrale prodotto dal Teatro Ghione di Roma, un vero capolavoro di Joseph Kesselring, ed è proprio lo stesso regista Giancarlo Marinelli a spiegarci com'è nato lo spettacolo. È nato dalla voglia di raccontare alcuni temi che sono presenti in questo testo di Kesselring, che sono temi molto forti, anche molto attuali, come l'eutanasia, come l'appartenenza e l'importanza della famiglia naturale, trattati con una leggerezza straordinaria e che a noi sono sembrati così potenti proprio per la loro lacerante attualità che abbiamo pensato di riproporli in un'atmosfera da favola. E quando lo spettatore viene a vedere questo spettacolo e si apre il sipario, capirà naturalmente di che cosa sto parlando. Un cast di attori straordinari, tra questi Sergio Muniz, Paola Quattrini e Ivana Monti, sono proprio loro a mettere in moto sul palco una macchina comica e travolgente, perché si tratta proprio di raccontare una storia dove la parola d'ordine è sorridere. Dove si sorride, una commedia che fa anche pensare, comunque una commedia molto completa. Poi come l'ha gestita Giancarlo Marinelli, che è il nostro regista, diventa anche una bella favola, quindi diventa tante cose, è assolutamente da vedere. Come si trova con questo cast di attori straordinari, con Paola Quattrini e Ivana Monti? Benissimo, benissimo. All'inizio ovviamente un po' di soggezione, perché lavorare con dei nomi così grossi, e poi vabbè, mi sono trovato bene perché mi hanno accolto molto bene, sono state veramente bravissime, mi insegnano, io imparo tantissimo con loro. Il cast di attori è straordinario, ma sono anche un po' strani, non posso dire altro. Si lavora tanto però?
Si lavora tanto, avete assistito alle prove, vero? Si lavora tantissimo, una specializzazione. Sembriamo sani, ma sul palcoscenico ci sarà qualche cosa che non va. Ci saranno comunque tante date, quindi girerete tutta l'Italia con Arsenico e Vecchi Merletti. Senz'altro, però il piacere è quello di debuttare qui ad Atri. Città straordinaria, bellissima, una rosa per Atri. E anche per Annibale, mi si dice. Anche per Annibale. Sto scherzando, naturalmente, nel fare un po' la folle del mio personaggio. Lo sapete, le due vecchiette hanno un vizietto. Quando vedono un uomo sopra i 70 anni, perdono la testa. Ma venite a teatro a vedere come. Mi è bellissimo fare una compagnia con tanta gente, perché è più festosa, come è festoso lo spettacolo. Lo spettacolo è un gioco, un divertissement. Vedi, con questi graziosi fiori di Sambuco io riesco a fare un veleno zuccheroso che, messo nel vino, riesco, soltanto le persone sole al mondo, riesco a mandarle all'altro mondo, ecco, in maniera molto, molto dolce. Per lei è una cosa molto carina questa cosa, lo fa con molto candore. Questa Abby Brewster è un personaggio molto divertente, molto effervescente, e fa questo, avvelena questi poveri vecchietti con molta grazia, questi signori. Anzi, litigano su quanti ne hanno fatti, e poi dice: no, sono 12, no, 13. Si mettono a litigare con la sorella Marta. Torniamo un po' indietro nel tempo. L'abbiamo vista alcuni anni fa nel reality L'Isola dei Famosi, poi nella fiction Squadra Antimafia. Cosa preferisce, teatro o televisione? Beh, il buon teatro e la buona televisione, diciamola così. Non è tanto fare la differenza tra uno o l'altro, sono linguaggi completamente diversi. Il teatro ha i suoi particolari, la televisione altri, il cinema ancora altri, però basta che i lavori che si facciano bene, con qualità. Ha avuto modo di ammirare le bellezze della città ducale di Atri? Sì, un pochettino. Domani spero avere un pochino di tempo anche al mattino per girare ancora di più, perché ho girato, mi è piaciuto tantissimo, ma credo che ci sia ancora tanto altro da scoprire. Altre date per questo spettacolo che girerà tutta l'Italia, un'operetta morale dove si pensa con il sorriso e si sorride con il pensiero. Si dice che il teatro degli attori è il cinema dei registi. Qualcuno mi dice: i tuoi spettacoli hanno grande successo, però è facile con gli attori che hai. E la mia risposta è: avete ragione. Tutto questo è una black comedy, si potrebbe definire, che però noi abbiamo cercato di interpretare veramente immergendola in una sorta di atmosfera di Alice nel Paese delle Meraviglie, anzi, dei morti. Comunque, questo spettacolo è prodotto dal Teatro Ghione di Roma. Sì, infatti noi faremo lì le feste di Natale a Roma, al Teatro Ghione, e niente, spero che il pubblico partecipi con noi e si diverta, perché il teatro si fa col pubblico, e il pubblico più ride, più noi diamo al pubblico divertimento, e abbiamo uno scambio, ed è bello caricarci dell'energia con gli applausi. La pagina sportiva ora con il calcio. L'Angiolese si aggiudica con merito il big match della 10ª giornata del campionato regionale di seconda categoria, battendo l'Atria per 2-0 con un gol per tempo di Bottini al 28esimo e di Da Silva all'83esimo. Così i ragazzi di mister Plevano si portano ad un solo punto dalla vetta occupata proprio dai rossoverdi, costretti al primo KO stagionale. Al termine della partita di ieri, il collega Candeloro Rasetti ha intervistato l'attaccante dell'Angiolese Da Silva, autore del secondo gol, e l'allenatore dell'Atria, Reitano. Sentiamo. Da Silva ha chiuso in pratica la partita oggi contro l'Atria, scontro diretto, vinto in maniera meritata dall'Angelese, tre punti pesanti per voi. Sì, è difficile, complimenti alla squadra di Atria, una squadra molto difficile, una bella partita, perché comunque sono le due prime in classifica, siamo contenti, questa volta è andata bene, ma però complimenti a voi anche per la vostra professionalità, è una bellissima squadra. Angelese, che partita decisa, voleva i tre punti, si è capito fin dall'inizio.
una partenza convinta e poi il gol dopo di lì è stato un po' tutto più facile. Infatti i mister in settimana abbiamo lavorato tantissimo sulla parte psicologica, di concentrarsi sempre, quella è la parte più difficile, poi in queste categorie se poco poco non sei concentrato, quindi dai, è andata bene questa volta. Diciamo anche sulle azioni dei gol, determinante Natale in entrambe le occasioni, sia l'assist per Bottini e poi quel tiro ben parato da Pelusi sul quale ti sei avventato tu per il gol del 2-0. Infatti la differenza è che per fortuna sono riuscito a credere, Rocco ha fatto un bel tiro, il portiere è stato anche comunque molto bravo perché è arrivata la palla e ci ho creduto, quindi dai, è andata bene anche questa volta, sono stato abbastanza fortunato. Ecco, hai detto Adria, avversario difficile da affrontare, anche se poi oggi in realtà davanti si è vista poco, bravi anche voi in difesa, il recupero ormai a pieno regime di Dell'Elce per voi è importante. Sì, siamo una squadra molto quadrata, una squadra di ragazzi vogliosi, quindi merito va veramente a tutta la squadra, la società che veramente ci dà, veramente sembra che stiamo a fare una categoria superiore. Adesso un punto di distanza dall'Adria, la classifica si fa ancora più interessante. Il campionato diventa più interessante per chi lo segue, quindi sarà veramente un bel campionato fino alla fine, bello competitivo. Ci può stare di perdere qui a Città Sant'Angelo, per loro era una partita da dentro a fuori, 4 punti dietro, hanno giustamente giocato con la giusta intensità e determinazione perché volevano sfruttare il fattore campo per ritornare in gioco in questo campionato per le prime piazze. Oggi hanno vinto meritatamente, c'è poco da dire, noi non siamo mai stati pericolosi e quindi ci prendiamo questa sconfitta purché ci serva di insegnamento e ci faccia capire che stare nei piani alti della classifica non è mai semplice ed occorre molta più abnegazione per poterci rimanere. Ecco, un'altra che è mancata fin dall'inizio, l'approccio, ha sofferto questa partenza veemente da parte degli avversari che, come succede spesso, ogni domenica contro l'Atria hanno una carica in più. È anche giusto che sia così, Atria è prima in classifica e quindi gli avversari mettono sempre quel qualcosa in più per batterla. La mia squadra deve iniziare a capire questo, deve iniziare a crescere anche in fretta per cercare di lottare fino alla fine per poter vincere il campionato. Se non ci svegliamo al più presto troveremo moltissime difficoltà. Come lavorerai in settimana dopo questa sconfitta anche per preparare la prossima partita? La squadra deve reagire, c'è poco da dire. Adesso ci saranno 2 partite in casa, il calendario ci è favorevole perché giochiamo in casa, ma con avversarie di alta classifica non si potrà più sbagliare, quindi mi aspetto che anche la mia squadra giochi con quella determinazione, quella voglia di vincere che gli avversari in queste ultime domeniche stanno dimostrando. E c'è da aggiungere inoltre che ora il calendario propone per l'Atria 2 gare casalinghe consecutive, domenica prossima contro il Cermignano e poi il 13 di dicembre. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, vi lascio agli altri programmi della rete. Buona serata.